McQuay in a sesta e Femi Ogunode in a settima. Sono anche Chris Brown delle Bahamas in seconda. McQuay un po' l'uomo nuovo, 44 e 68. C'è Martin Rooney anche un po' dimesso, ma e Chris Brown in seconda. Stavolta la partenza valida c'è, se avete dato un'occhiata a Pistorius avete visto come ha dovuto allargare le gambe per mettersi subito dritto. Certamente la partenza non può essere il suo forte, come abbiamo detto più volte, invece viene fuori bene nei secondi 200 metri. Guarda McQuay che bel 200 metri ha fatto, tranquillo. Eh sì, in buona scioltezza. Adesso Pistorius, come diceva prima Stefano, eccolo che viene, esce nella curva. Esce nel secondo 200 metri, molto buono anche Rooney, che però normalmente parte molto forte. Il pubblico si scalda come non mai per questa gara, dove Oscar Pistorius dovrebbe andare a centrare la qualificazione in semifinale. Passano i migliori quattro e Oscar c'è. E una prima sorpresa, in terzo, l'americano infortunato. Tony McQuay eliminato. Vediamo un po' cosa è successo, sì, ancora un po' claudicante. Dunque ai 200 è successo qualcosa, perché ha smesso sì spingere. Ma era già fasciato, ai 200 ha cominciato a zoppicare, infatti era partito bene sui primi 200. Chris Brown, atleta delle Bahamas, 45-29, Martin Rooney, britannico, 45-30, ancora un primo piano per Oscar Pistorius in attesa dell'ufficializzazione dei risultati. Eccolo Pistorius, 45-39, ancora un buon risultato per un ottimo lui. Martin Rooney, 45-30. Femi Ogunode, Qatar, 45-42. Allora, 24. E la conferma proprio per Pistorius, 45-07, fatto qui in batteria, 45-39. Chris Brown è il campione del mondo indoor a Doha l'anno scorso. Indubbiamente un fatto storico si è compiuto, una strada è stata aperta, il futuro sarà lo stesso a dirci quale sarà. Qui proprio molla nel finale Tony McQuay, lo vedete lasciare negli ultimi 50, poi si tocca la coscia, mi sembra. Era già dai 200, come diceva bene Stefano, che non vedi che già qui zoppica, non riusciva più a spingere. Sì, tra l'altro credo che Pistorius oggi abbia fatto anche il minimo per l'Olimpiade. Aveva già il minimo, gli hanno detto che deve dare una conferma proprio prima dei giochi olimpici nel 2012. Ma io so che la federazione australiana chiede che il minimo venga ripetuto tre volte. Sudafricana. Sì, sudafricana. Sì, no, ma infatti deve essere ripetuto tre volte, ma questo è il secondo minimo che deve ottenere. Sarebbe il secondo, sì. No, volevo dire che anche sottolinea anche Rooney, perché quest'anno sembrava non riuscire a correre meno di 46, poi da Londra in avanti si è sbloccato, è un ottimo, sì, è rientrato. Un ottimo atleta e tra l'altro un grande frazionista di staffetta. Eccolo qui. Pistorius qui si vede proprio bene come dai 200 continua con lo stesso ritmo, cioè non decellere in nessun modo, ma anzi se possibile incrementa. Pensa del Sudafrica, che tra l'altro potrebbe dire qualcosa, forse anche in chiave una grande tradizione, in chiave podio, sarebbe qualche cosa di ancora più storico, un'ennesima pagina nella storia, no? Non so quanto se lo auguri la IAF che arrivi una cosa del genere, no? Perché ma io credo che poi comunque alla fine è una bella cartolina pubblicitaria anche per l'atletica internazionale, per l'atletica in assoluto, quindi credo che è assolutamente auspicabile. Non ci sono più, fino a qualche anno fa avevano degli ottimi 400 metristi, hanno un problema che è quello legato al clima, nel senso che loro sono molto forti nella loro estate, che è a marzo, gennaio, febbraio, marzo. E poi guarda Paolo, guarda come il come reagi, come spinge, sì, come i piedi si appoggiano quasi totalmente a terra nell'ultimo, sì, 100 metri, perché non sono capaci di reagire in una frazione di secondo, e invece come la protesi ovviamente non si deforma e quindi restituisce tutta l'energia elastica accumulata. Sì, una protesi fatta in Irlanda e comunque muscolarmente, fisicamente deve fare un'azione completamente diversa rispetto alla corsa normale, c'è un grande lavoro di anche i dorsali e gli addominali, poter prendere, proprio in Italia ha avuto il debutto al Golden Gala 3 anni fa all'Olimpico di Roma.